Una borsa di studio per uno studente meritevole, un traguardo importante, uno studente che ha fatto 0 ore di assenza. Proprio per questo volete premiare i valori? Sì, quest'anno, cogliendo l'occasione dei 50 anni, abbiamo istituito questo primo riconoscimento, sì, borsa di studio riconoscimento, che però non va a valorizzare gli esiti numerici scolastici, cioè i voti, le medie, ma i comportamenti, cioè quelli che poi creano valore nella persona e nello stesso tempo sono le cosiddette soft skill della persona. In questo caso un ragazzo con 0 assenze è un ragazzo che ha dimostrato un grande valore di resilienza, cioè il resistere tutti i giorni a non mollare, a venire, quando spesso altri suoi coetanei invece sotto questo aspetto fanno più fatica. Quindi abbiamo voluto premiare proprio questa qualità di Ismael. Il prossimo anno sceglieremo qualche altro valore, questo proprio per iniziare anche a far capire ai ragazzi come nel loro approccio poi col mondo del lavoro, a parte saper utilizzare le tecnologie o possedere le competenze tecniche, oggi è il grande valore che le aziende apprezzano è proprio quello delle soft skill, del modo di stare nel mondo del lavoro, nelle regole del lavoro, dei comportamenti, del rapporto con gli altri e via dicendo. Un buon traguardo raggiunto per aver ricevuto questa borsa di studi, sei soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto. Innanzitutto vorrei ringraziare tutto l'Istituto CH, la mia famiglia, soprattutto mio padre, è stato lui a dirmi di andare al CIA. E vorrei anche ringraziare i professori, tutti i professori e i miei compagni di classe. Che corso di studi frequenti al CIAC? Allora, faccio prima meccanica, l'anno scorso andavo a scuola a San Benigno e facevo elettro. Sono andato malissimo, infatti quest'anno ho deciso di cambiare corso. Un successo anche per un genitore vedere il proprio figlio ricevere una borsa di studio. Sì, veramente un gran successo e per noi quanto è arrivato la notizia veramente è stata una grande gioia, che per me non è stato solo noi genitori ma soprattutto la scuola, quindi io in primo posto ringrazio la scuola, i professori, che Jonathan stesso mi ha sempre parlato bene di loro.